di questa mattinata, vale a dire quello da parte del magnifico rettore Longhi, il quale come titolo ha scegliere l'università per il futuro. Io sottolineerei quell'aspetto per il futuro, cioè noi nelle nostre scelte una volta si potevano fare a cuore e per cui seguire le proprie passioni, inclinazioni, che deve essere fatto ancora oggi, perché la passione è un'energia che si sviluppa e ci porta generalmente al raggiungimento dei traguardi. Però oggi bisogna anche un pochettino tenere presente qual è la complessità della realtà e le difficoltà della realtà all'interno delle quali voi vi troverete ad agire e ad interagire. Non è una realtà facile, non è bello quello che sto dicendo, anzi probabilmente ci saranno moltissime difficoltà, però c'è un detto latino che è sempre bene conoscere il proprio nemico per affrontarlo. E il nostro nemico che cos'è? È il disordine dei tempi che viviamo, la corruzione, il caos, alla quale tutti noi, ma soprattutto voi, dovete metterci una pezza, perché altrimenti la situazione diventa invivibile. E ci siamo, secondo me, ma qui chiudo il mio intervento pessimistico, ci siamo molto vicini. Per cui ascoltate con grandissima attenzione le parole di chi viene da un osservatorio culturale a livello nazionale, è il rettore dell'Università delle Marche, quindi i suoi dati non sono dati ristretti a piccole aree geografiche, ma sono dati sicuramente nazionali e chiaramente anche di confronto internazionale. Lascio a voi la parola. Buongiorno ragazzi e ragazzi, professori, quando qualche settimana fa mi è arrivato l'invito di venire a incontrarvi per raccontarvi un po' di cose, ho subito accettato, anche se è sabato, anche se è vicino alle vacanze, anche se abbiamo tante cose da fare, perché credo che sia molto ma molto utile incontrare il futuro, perché voi siete il futuro, voi dovete solo prendere coscienza di questo e oggi cercherò in qualche modo di darvi una mano per questo. Il titolo dice scegliere l'università per il futuro. Sì, infatti cercherò adesso un po' di identificare il perché, però ieri sera mentre dopo cena, anche un po' tardi, mi sono messo a preparare queste pagine. Prima di iniziare ho fatto una domanda a mia figlia, che più o meno ha la vostra stessa età, qualche anno in più, e gli ho fatto una domanda. Perché iscriversi all'università? Lei è una studentessa universitaria, sta andando avanti, non è ancora laureata, ha fatto un liceo, come state completando voi il percorso formativo, e la sua risposta è stata molto semplice, era indaffarata come tutti quanti voi, ovviamente a rispondere a tutti i messaggi che gli arrivavano, che, insomma, quindi mi sono intromesso in uno di quelli che stavano arrivando, e la risposta è stata molto semplice, perché è bello. Ed è così. Adesso sentirete la testimonianza di due o tre vostri colleghi che vi hanno preceduto in questo percorso, perché effettivamente l'università è una bella esperienza. Lo vedrete, acquisirete maturità, acquisirete consapevolezza, inizierete a studiare di più di quello che studiate adesso. Studierete molto di più. Quindi dovete dedicare molta più attenzione allo studio di quella che state dedicando adesso. Questo non è un messaggio, terroristico che cerca in qualche modo di allontanare gli studenti dall'università, ma è far prendere visione dell'impegno che dovete riservare allo studio universitario. L'università è facile. Se uno si impegna, se uno in qualche modo affronta subito con determinazione, vedrete che l'università è una cosa relativamente semplice da affrontare. Ed è molto bello. Incontro un sacco di persone,
qualche docente simpatico, qualche altro meno simpatico, qualcuno più severo, qualche altro meno severo, qualcuno che rispetta gli orari, qualcuno che non li rispetta, certo, questo, non ti preoccupare. Frequenterete dei laboratori, dipende in qualche modo dal tipo di attività che avete svolto, vi verranno date delle grandi libertà di azione. Avrete una libertà che voi adesso non avete neanche, o non potete neanche immaginare quanta libertà avete nel vostro percorso universitario. Allora, cos'è l'università? L'università è l'unico strumento che io al momento vedo per affrontare il futuro con capacità e con sicurezza e con ottimismo. Perché è vero che questo è un periodo particolarmente, preoccupante, sì. Questo è un territorio che negli ultime settimane, negli ultimi mesi è stato un po', esposto a livello nazionale per una serie di problematiche legate al mondo del lavoro, all'occupabilità, quindi alla possibilità in qualche modo di trovare occupazione, impiego. Bene, ma il momento di crisi è fondamentalmente è un momento di trasformazione. Cioè questa che viene chiamata sempre come crisi è sì una situazione che in qualche modo ha degli impatti e ha degli aspetti anche economici, però è un momento di trasformazione, è un momento che porterà a nuovi modelli socio-organizzativi e socio-economici. Cambierà. Dovremo cambiare. Perché dovremo cambiare? Perché il mondo è cambiato. Bene, tutti dicono che questo è un momento di crisi e lo vediamo. Però questi ultimi anni sono anni di crescita per il mondo intero. Cioè mai il mondo, l'intera popolazione mondiale, è cresciuta come sta crescendo in questi anni. Se lo misuriamo con un parametro che è molto asettico, il PIL del mondo sta crescendo a 2,5-3 punti l'anno. Quindi significa che c'è sviluppo, c'è crescita. Allora è chiaro che bisogna intercettare questi momenti, intercettare queste opportunità, e questo richiede fondamentalmente un cambio di passo. Allora, come si può cambiare passo? Allenandosi a correre, va bene? Allenandosi in qualche modo a creare queste condizioni. E l'università la dovete interpretare, la dovete in qualche modo vedere proprio come questa palestra che vi permetterà poi di correre o comunque di avere i passi e quella cadenza necessaria per affrontare questa trasformazione, perché la dobbiamo affrontare. I problemi che abbiamo di fronte, i problemi che avrete di fronte, perché a me resta poco del tempo, a voi ne resta molto di più del tempo, dovete chiedere la possibilità di governare questa trasformazione. Questi vostri colleghi che in qualche modo vi hanno preceduto lo stanno già facendo, perché loro sono dentro, da imprenditori, da ricercatori. Bene. A me rimane un po' di tempo, io per 6 anni farò il rettore di questa università, poi tornerò a fare il professore, però io devo cercare di creare tutte le condizioni per voi studenti che affrontate. E qui vedete c'è la mia ricetta, l'università pubblica. Io sono un difensore estremo dell'università pubblica, perché l'università, le conoscenze, i saperi, l'istruzione deve essere un bene pubblico. Deve essere un bene che in qualche modo una società evoluta come la nostra deve mettere a disposizione di tutti. Sono contro l'università cosiddette private, che ovviamente trovano nella tassazione e quindi nel sborso di una cifra significativa, il motivo della propria sussistenza, quindi pagare professori, ricercatori. Perché è fondamentale? Perché attraverso l'università pubblica, quindi la condivisione, il confronto delle opinioni, si creerà proprio le condizioni per questo passo, per questa nuova impresa. Ed è perché questo modello di università pubblica che ha permesso a me oggi di stare qui come rettore a raccontarvi questa cosa. Perché è stato per me e per quelli della mia generazione, l'università, in particolare l'università pubblica, un motore, un ascensore sociale di crescita. I miei genitori erano coltivatori diretti. E questo lo dico
con orgoglio. È quello che chiedono anche a voi. Cioè voi dovete cercare di essere migliori dei vostri genitori. Lo chiede una figlia e lo chiedo anche a voi. Voi dovete essere migliori dei vostri genitori. Molto più bravi, molto più capaci, molto più propositivi. Perché è così che usciamo da questo momento di trasformazione. Perché è sempre stato così, sono state le nuove generazioni che hanno spinto verso il cambiamento. Va bene? Questo spetta solo a voi, dice a me. Certo, alla vostra generazione. Come è stato nelle generazioni precedenti. È stato sempre così. Non spetta ai vostri genitori. I vostri genitori adesso poi lo dirò cosa spetta a fare, ma quello che cercherete di, quello che voi dovete cercare di fare è di tirar fuori le vostre passioni, i vostri interessi, le vostre capacità, le vostre ambizioni. Dovete essere ambiziosi, ma nel vero termine della parola, non ambiziosi nel termine di grip, nel termine di smart dell'ultima generazione, di telefono dell'ultima generazione o dell'auto dell'ultima generazione. Questa non è ambizione, queste cose che non hanno nessun tipo di valore, è solo un'affermazione simbolica. Voi dovete cercare di tirar fuori le vostre ambizioni, come hanno fatto chi vi ha preceduto, che adesso vi racconterò. Andiamo avanti. L'università, con le sue attività di ricerca, perché l'università la conoscerete entrandoci, non è solo attività didattica, non è solo attività, come dire, non è solo lezioni, esami, esami, lezioni, lezioni, esami. Nell'università molto del tempo che noi impieghiamo nelle nostre attività lo spendiamo nelle attività di ricerca, cioè in quello che viene chiamato accumulo delle conoscenze, che poi attraverso l'istruzione cerchiamo di trasformare, di trasferire e anche di utilizzare. Perché le missioni, come si usa dire, dell'università, e qui poi concludo, sono fondamentalmente tre, e sono tutte e tre importanti. Una è la ricerca. Ed è l'aspetto che differenzia rispetto alle scuole medie superiori come la vostra, in cui c'è un'attività di indagine, di scoperta, di valorizzazione. La didattica, e cioè il trasferimento delle conoscenze verso gli studenti. E infine il trasferimento tecnologico, cioè la possibilità di condividere queste conoscenze con il territorio che ci circonda, con le imprese che in qualche modo convivono in questo territorio, con la possibilità di creare opportunità di crescita e di sviluppo. Anche questo l'università deve fare, non solo consegnare diplomi di laurea, che è la cosa che più si vede e quello che più le famiglie vedono tangibile, perché poi il giorno della laurea deve consegnare questa bella pergamena, dice: ah, finalmente mio figlio si è laureato, finalmente ci ha guadagnato pezzo di carta. Non è quello. Non è solo quello. Beh, ci sono tante altre azioni che le università sono tutte da fare, in particolare l'Università Politecnica delle Marche che rappresento. Andiamo avanti. Ecco, qui c'è riassunto un po' quello che ho detto, il cosiddetto triangolo della conoscenza. Bene, l'università è fondamentale, vedete, nei tre aspetti di istruzione, ricerca e innovazione. Questo momento di trasformazione che prima vi dicevo è un momento in cui si è alla ricerca di nuovi passi, di nuove soluzioni, di innovazione. Ma il concetto di innovazione non è che dovete pensarlo solo a innovare lo smartphone e quindi pensare di passare dalla versione 4 alla versione 5 con nuove funzionalità. L'innovazione è anche nei modelli organizzativi, negli aspetti socio-economici. L'innovazione quindi non è solo sugli oggetti, sulle tecnologie, dove è più facile in qualche modo esemplificare il concetto di innovazione, ma molta innovazione è richiesta a questa nostra società anche sugli aspetti organizzativi. Pensate al fatto, uno solo, all'invecchiamento di questa società, in cui il numero degli anziani stanno superando il numero dei giovani, o comunque di chi è in età produttiva. Questo è un problema sociale importante, importantissimo. E non è un problema solo dell'Europa, dice vabbè, questa è l'Europa, un paese civilizzato, sono tutti i paesi più che sviluppati,
È chiaro che c'è il problema di lensare questa persona, ma c'è anche il problema anche dei paesi cosiddetti in via di sviluppo come la Cina. Anche per loro si sta ponendo questo problema, va bene, di come gestire il problema, perché c'è un sistematico allungamento della vita. All'età dei Romani, quando si arrivava a 40 anni, o 45, o 50, era già un'impresa, a parte le guerre, ma c'erano una situazione, diciamo, anche di malattie ed altro che non permetteva. Adesso tranquillamente si arriva a 70, 80 anni. C'è chi fa le previsioni che forse la vostra generazione avrà un'aspettativa di vita che rispetto alla nostra sarà di oltre 10, 20 anni. Vabbè, sono prospettive. Però sicuramente la vostra aspettativa di vita media sarà superiore a quella delle generazioni che avranno vissuto. Quindi vivrete di più e quindi cercate di viverlo meglio e quindi cercate di affrontare di questi problemi. Quindi conviene iscriversi? Andiamo avanti. La risposta ovviamente è sì. Perché? Perché si trova lavoro prima, si trova occupazione prima, si trova in qualche modo anche in questo nuovo modello organizzativo del mondo del lavoro che negli ultimi anni si è trasformato, si è passati cosiddetta alla flessibilità barra precarizzazione del posto del lavoro. Però è più facile. Esistono più opportunità di contatto e di collaborazione. Perché? Perché si è più preparati. Va bene? E si può affrontare anche opportunità di sviluppo diverso. Lo si conserva più a lungo. Certo, aver investito in conoscenza per altri 3, 5, 6 anni è sicuramente utile, perché questo bagaglio, questa valigia di conoscenze che vi portate dietro vi permetterà di mantenere o comunque di cambiare tipo di occupazione in maniera più facile e quindi di mantenere questa occupabilità più a lungo. Questo è un dato che tutte le statistiche confermano. Siamo in un momento di disoccupazione giovanile, certo, siamo in un momento di disoccupazione giovanile. Però se andate a vedere il numero di disoccupati, le percentuali di disoccupati tra i non diplomati, i diplomati e i laureati, le percentuali non sono identiche. Le percentuali di disoccupati e non diplomati sono molto più alte di quelli dei diplomati, che ancora una volta sono più alte di quelli dei laureati. Cioè questo cosa significa? Che c'è il percentuale meno disoccupati tra i laureati che tra i non diplomati. Quindi investire qualche anno di istruzione offre sicuramente opportunità di lavoro più alta. E poi un'altra cosa che vorrei sfatare e che tutti in qualche modo continuano a dire è che in Italia ci sono troppi laureati oppure ci sono troppe università. Questo non è affatto vero, abbiamo pochi laureati. Se andiamo a vedere le statistiche europee siamo sotto di 4-5 punti, siamo quasi all'ultima posizione nelle statistiche. Va bene? E non abbiamo troppe università, nel senso che se qualcuno prova a verificare il numero delle percentuali per abitante, ancora noi come paese Italia siamo al di sotto delle percentuali che troviamo in Germania e negli altri paesi europei. Cito la Germania perché molto spesso la Germania è vista come benchmark, quindi come elemento di riferimento. Quindi occorre investire, c'è un ecosistema molto importante, molto significativo, che è l'area metropolitana di Londra. Vabbè, chi non sogna di andare a Londra almeno un periodo? Bene, in quell'area metropolitana che sta vivendo un periodo di crescita di un PIL quasi a due cifre, la percentuale di laureati che trova occupazione in quell'ecosistema è oltre il 45%, quando c'è una media nazionale, ad esempio in Italia, è al di sotto del 20%. Quindi capite che in un'area produttiva, in un'area di forte sviluppo, di innovazione, di nuovi prodotti, di nuovi servizi, la percentuale di laureati che si riesce a occupare è molto più alta. Ecco, quei modelli, quegli ecosistemi, bisognerebbe poi portarli ovviamente da queste parti, in questi territori, ma dobbiamo riferirci a quegli ecosistemi se vogliamo essere competitivi e quindi se vogliamo porre quel cambio di passo di cui abbiamo bisogno. Avanti. Ecco, come scegliere? Perché poi è il problema della scelta.
come arrivare a scegliere meglio? Perché io ho detto che ci sono pochi laureati, ma non è che basta laurearsi, bisogna